Namaste a tutti, oggi prepariamo sprouts, che si dice in italiano. Germogli. Abbiamo bisogno di ceci neri che può trovare il negozio indiano in Italia oppure supermercati. Fagioli verdi, così. E anche si dice il prodotto indiano che si chiama matki. Oppure mot, oppure possiamo dire fagioli marroni, che se voi trovate in supermercato oppure in negozio indiano qui in Italia, nella vostra città. Per fare questo piatto per 4 persone abbiamo bisogno di circa 500 grammi di questo materiale, che può essere 200 grammi di ceci, ceci marroni. E poi 150 grammi di questi fagioli marroni e 150 grammi di fagioli verdi. Li dovete lasciare per 24 ore a bagno nell'acqua. Il giorno successivo le scolate dall'acqua e li lasciate in un recipiente coperti con un piatto e li lasciate lì per altri 2 giorni finché non vedete i germogli. Devono essere così, quando sono così sono pronti per essere cucinati. Ok, per fare questa sprout abbiamo bisogno di 2 o 3 pomodori freschi, oppure si può utilizzare anche pomodori, sugo del pomodoro, anche quasi 200 grammi oppure 150 grammi. Una cipolla che abbiamo tagliato qui in pezzine, 5-7 spicchi dell'aglio e un pezzo del zenzero. Ora io frullo tutte queste cose, zenzero, aglio e pomodoro con frullatore. Mettete a scaldare un filo d'olio. Quando l'olio di semi di arachide è ben caldo, mettete un pizzico di cumino. Per chicchiola potete mettere un pizzico di hing. Mio marito mi ha appena criticato per come ho pronunciato hing, che noi, perlomeno io, lo pronuncio così. Shiv, dici bene come si pronuncia? Hing. Ok, non ve lo ripeterò perché potrei sbagliare di nuovo. E ora mettiamo un po' di cipolla. Quanta ne hai tagliata? Una mezza. Una e mezza. Abbiamo usato la cipolla bianca, ma se avete anche la cipolla gialla va bene uguale. Lasciate soffriggere per qualche minuto. 2 minuti. Benissimo, 2 minuti vanno bene. E girate per non far attaccare la cipolla. Ora aggiungiamo il pomodoro, frullato insieme all'aglio e allo zenzero. Pulite il frullatore e il contenitore con un po' d'acqua che andate ad aggiungere. Aggiungete un pochino di curcuma. Voi aggiungete un pizzico di peperoncino, noi ne mettiamo un po' di più perché ci piace più piccante. Aggiungete un cucchiaio di polvere di coriandolo e infine aggiungete il sale a vostro piacere. Quando inizia a bollire questi ingredienti, cipolla, salsa del pomodoro, e dobbiamo aggiungere questi sprouts lì. Girate il tutto, aggiungete una tazza di acqua, mescolate di nuovo e chiudete la pentola a pressione. Per Potete, 5-6 fischi. quindi poi quando fischia la pentola lasciate cuocere per circa 5 minuti. Se non avete la pentola a pressione o preferite cucinarlo nella pentola normale, non è un problema, ma ci metterà più tempo, circa 15 minuti. Passate 5 minuti, aprite la pentola, aggiungete il succo di un limone, gli darà più gusto. Aggiungetene prima poco, poi l'assaggiate. Se vi piace, potete aggiungere altro succo di limone sul piatto.
Quando l'avete impiattato, aggiungete dei pezzettini di cipolla sopra che gli daranno un buonissimo gusto.